Finalmente è il momento del video artistico della Scroll Box, perché io ogni mese aspetto veramente con ansia che mi arriva questa box. A volte mi piace un po' meno, ma stavolta mi è piaciuta, ve l'anticipo, è piaciuta tantissimo e mi piace anche il disegnino che ho realizzato, che ovviamente poi vedrete alla fine. E niente, quindi io direi anche di iniziare subito lo spacchettamento, perché tanto poi parlo anche troppo. Io vi ricordo ovviamente di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate il link, e se vi va anche di iscrivervi al canale, perché tanto poi è gratuito, e anche se non carico video tutti i giorni, però comunque più o meno ogni tanto qualche video esce. E niente, passiamo subito allo spacchettamento e niente, buona visione, ciao! Come al solito abbiamo la nostra cartolina con l'artista del mese, che è Alice Coles, che ha fatto questo bellissimo disegno. Lo scroll zoom, che questa volta mi è stato veramente tanto tanto utile, perché conteneva veramente tantissimi tips su come utilizzare questi blocchetti appunto di colore che non avevo mai usato, e mi è stato utile veramente. Questa è l'artista del mese e come al solito c'è un'introduzione a tutti i prodotti della box, le domande, insomma un po' di disegni dell'artista del mese, dei tips su uno diciamo degli strumenti un po' più particolari della box e alcuni disegni della box, in questo caso di aprile, ovviamente il mio non c'è mai, e poi un po' di informazioni varie. E questo appunto è lo scroll zoom di giugno con l'adesivo ovviamente in tinta, ma iniziamo dal nostro bel fogliettino introduttivo che ci dice che giugno, già mezzo cammino è stato fatto, cioè quello dell'anno, di quello appunto che è stato un anno molto strano, e vi vogliamo dare qualche strumento per aiutarvi a distrarvi, per aiutarvi appunto a distrarvi, sì, si può dire, sì, dal mondo che c'è fuori per un po' almeno, e per esplorare qualcosa di nuovo. Questo mese vi forniamo degli strumenti a base di acqua che sono un po' diversi da quelli che di solito utilizzate, o che comunque di solito appunto forse utilizzate, e quindi prendetevi un po' di tempo libero, esplorate questi strumenti e l'ispirazione insomma compresa, quindi anche nelle varie appunto cose che ci fornisce la box, per appunto fare la scroll challenge. Ovviamente avrete senz'altro appunto sentito prima di ora la famosa domanda: se fossi un animale, quale animale saresti? Ma che ne dite insomma se questo animale magari ancora non esiste, non esistesse, o se combinaste due o più diversi animali? Per cui divertitevi giocando appunto, comunque provando e giocando appunto su questa idea, e vedete che cosa potete appunto provare a creare su questo appunto, che è la scroll challenge del mese, appunto è Spirit Animal che più vi rappresenta. Quindi poi vi farò vedere il mio disegno, ma se mi seguite su Instagram lo avrete già visto. Per cui lo strumento del mese più particolare è questo, il Derwent Intense Blocks, che sono questi, e sono appunto questi sei colori bellissimi che erano compresi, tutti belli confezionati dentro questa confezione appunto di cartone, erano messi appunto qui dentro proprio per evitare che si rovinassero durante il trasporto. Per cui anche questo devo dire che c'è molta molta attenzione sempre anche nel packaging. Derwent Inktense Blocks sono molto versatili, sono dei pigmenti solubili in acqua che creano
uno strumento da colori molto intensi quando si appunto unisce con un po' di acqua. Una volta poi che si è asciugato dopo l'applicazione, Intense diventa appunto permanente e quindi vi permette di lavorare sopra anche appunto all'area asciutta del colore con altri appunto strati di colore. Questi blocchetti molto diciamo soddisfacenti, danno insomma soddisfazione ad utilizzarli, e in effetti è vero, sono anche molto diciamo morbidi nella stesura, non so come dire, però sì, non danno quel senso di colore secco, ma di colore cremoso, ecco sì, la parola forse è cremoso. Questi appunto blocchi producono dei colori molto vibranti e saturi che sono adattabili insomma ad ogni esigenza e che possono essere utilizzati per una grande appunto quantità di effetti creativi. Li puoi utilizzare come anche dei pottini diciamo di colore con un pennello appunto bagnato, ci vai appunto a passare sopra per appunto prendere il pigmento, oppure puoi anche inzuppare il blocchettino direttamente nell'acqua per dare ancora più saturazione al colore. Inoltre possono essere utilizzati anche da asciutti o applicati sopra alla carta bagnata per avere proprio all'istante appunto dei colori molto intensi e vibranti. Sono veramente un bel prodotto che non avevo appunto mai utilizzato, ed è vero, e poi faccio vedere insomma quello che ho creato io. E poi, anche se potrebbe sembrare una semplicissima matita nera, come sempre, non lo è, quindi questa l'ho apprezzata. Questa è la Caran d'Ache Prismalo Pencil. Queste matite appunto di questa marca Prismalo sono diventati il prodotto diciamo principale di molti illustratori e artisti. Hanno questa punta che è molto duratura e anche sottile, che permettono appunto di creare dei dettagli molto delicati con anche precisione e facilità, e utilizza aggiungendo appunto dell'acqua ai tratti appunto già colorati, vi permette di trasformare i vostri lavori in modo appunto molto libero, utilizzandolo appunto come anche un colore ad acqua, quindi un acquerello, e per creare dei colori appunto, dei tocchi di colore, o anche per mischiarlo con altri colori. Questa matita quindi watercolor è ideale per sia dei dettagli precisi, così come anche per un tratteggio o per la tecnica dell'acquerello. La punta è circondata da legno di cedro e questo diciamo anche sua forma esagonale permette appunto di ben tenerla in mano senza che scappi via. Insomma, questa pure si unisce appunto a questi per creare un ulteriore acquerello. Poi abbiamo ovviamente per l'applicazione del tutto questo pennello, che però purtroppo come vedete si è già macchiato, però vabbè non fa niente, che è Sea White Synthetic Round Brush, per cui già il fatto che sia sintetico è positivo. Allora, questo pennello dall'aspetto elegante, sintetico, è lo strumento ideale per i colori acrilici, per i colori ad acqua e anche per altri diciamo comunque prodotti con l'inchiostro, ed ha una punta soffice e flessibile che è molto diciamo densa e quindi vi permette di trattenere molta acqua e di
disperdere in modo appunto preciso il colore, ed è molto quindi elastico e, ed è quindi molto versatile, quindi molto adattabile come, come punta, ed è vero, permette quindi sia di fare dei tratti più precisi ma sia anche appunto di fare coprire appunto delle superfici più ampie, ed è quindi un'aggiunta ideale per ogni artista, quindi anche questo mi è piaciuto. E poi questa io già la utilizzavo, questa è della Sakura, la penna gel della Sakura, che io già appunto ho utilizzato, già ho finito alcune, quindi ne ho già ricomprate. Questa è la Jelly Roll 08 White, questa è, secondo me è di questa marca Sakura, è la migliore penna gel bianca che esista. Questa è, infatti c'è anche scritto qui, la migliore penna gel del mondo, ed è fatta con un pigmento a base di acqua. Vi permette di avere un risultato molto liscio, senza troppa pressione, e lascia anche delle, diciamo, tratti che sono uniformi, definiti, ogni volta appunto che si disegna. Ovvio, questo non è sempre vero, dipende un po', diciamo, anche dalla superficie comunque su cui si disegna. Io devo dire che per questo disegno che ho fatto ho avuto un po' di difficoltà su questi colori. Questa penna è resistente anche a prodotti chimici, è waterproof, senza sbavature, ed è vero, e asciuga velocemente, proprio per questo, non sbava perché asciuga rapidamente. Quindi non ci sono sbavature, e quindi andate tranquilli, insomma, una volta applicata avrete subito un bellissimo effetto bianco. E poi abbiamo questi bellissimi fogli, questi sono sempre sì white come questo, che non mi viene adesso il pennello, e sono carta watercolor per i colori quindi d'acqua, 350 grammi, milligrammi. Abbiamo quindi incluso 12 fogli di questa carta di grande qualità, così avete molto lavoro da fare praticamente. Sea White Paper è una carta senza acidi, che è adatta per i colori d'acqua, per la pittura e per un qualunque comunque tipo di strumento con bagnato, insomma umido. È molto pesante e anche la sua texture permette appunto dei risultati fantastici senza che si strappi, insomma si tolga, ed è vero. Potete passare sopra con il pennello bagnato tante volte, ma non e viene via la carta, quindi sì, è veramente molto 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 spessa, come si può vedere, e mi è piaciuta tantissimo questa carta, e quindi non si rovina quando si applica la carta. E quindi la challenge di questo mese è Spirit Animal. E, non vi ho detto della caramella. La caramella di questo mese era questa mini caramella gommosa, che mi è piaciuta perché sapeva di anguria, quindi l'ho trovata molto adatta all'estate. Il mio spirito, il mio spirit animal è senz'altro un unicorno. Allora, l'unica cosa di questa carta, secondo me, è che come vedete qui, non si cancellano bene le linee, quindi o si fanno degli sketch molto molto leggeri, oppure ci sono delle difficoltà a cancellare la matita. Comunque, questo è quello che io ho realizzato. E allora, ho utilizzato un po', diciamo, le varie tecniche, nel senso che ho applicato questi colori sia su una base bagnata, e quindi poi dopo li ho diluiti con il pennello, oppure questi effetti qua li ho realizzati invece bagnando prima la carta e poi grattando via il colore da qui, e poi facendo così con il pennello bagnato, picchiettando. E quindi, diciamo, l'effetto è carino. Sono riuscita a fare anche più o meno l'effetto sfumato tra i vari colori,
E quindi sì, questo è il mio animale. Se io fossi un animale sarei senz'altro un unicorno. E come vedete, insomma, la penna bianca gel crea l'effetto glossy, anche se, appunto, ripeto, ho avuto un po' di difficoltà, però probabilmente è per il tipo, insomma, di colori. Io di solito quando la uso sopra, per esempio, ai Copic Markers, non ho problemi, li scrive veramente molto molto bene. E comunque niente, devo dire che i prodotti di questa box mi sono piaciuti veramente tantissimo. Sicuramente io questi li riuso tante volte. E sì, anche questo, devo dire, non è niente male. C'è da stare veramente molto molto attenti, perché quando si passa si sfuma via subito con il pennello bagnato e quindi magari rischiate di creare delle sbavature. Però diciamo, ecco, più o meno io con questo, praticamente andando quindi a incidere un po' più sulle linee e poi passandoci sopra appunto il pennellino, ho creato questa specie di grigio più o meno rispetto invece al bianco della carta, e quindi ho dato questo effetto un pochino più scuro al bianco dell'unicorno, più o meno. E quindi niente, questa è tutta la box di giugno, super super promossa, e quindi io vi aspetto al prossimo video. Grazie per l'attenzione e ciao!